Parte piano Ombra del Rio, in linea con Leziosi in seconda fila, la macchina se ne va, Mieti, Malibu e Montemagni, tre preventivati protagonisti della partenza nelle prime tre posizioni, prima curva con Malibu che va su Mieti, Mieti si prepara a cedere il passo all'attaccante che in 15-2 assume l'iniziativa, rimasto all'esterno Montemagno si presenta ai fianchi di Mieti che segue il nuovo battistrada Malibu MZ, rimane lì però Montemagno, Malibu continua a condurre, passi i 400 metri iniziali in meno di 30, ora Montemagno fa più sul serio, va con maggior decisione su Malibu, sembrerebbe che Malibu vuol correre la comanda e confina a Montemagno DR in un non semplice percorso esterno. 600 metri di Malibu in 45,7, Montemagno rimane ai fianchi di Mieti, ha nella scia ancora che si trascina Ombra del Rio. Dopo 800 metri, nulla muta, Malibu si prepara a transitare davanti alle tribune per il passaggio dopo un chilometro in vantaggio. Seguito sempre da Mieti che gli ha ceduto il comando all'inizio della prima piegata, all'esterno Montemagno DR si trascina ora in questo momento Maraia che ha nella scia Ombra del Rio, mentre Cono è in ultima posizione. 17 il primo chilometro, curva del caffè, 900 metri alla conclusione. Ora Ombra del Rio va ad affrontare una non semplice terza ruota a 850 metri alla conclusione. Malibu in vantaggio, Mieti che lo segue. All'inizio della retta di fronte nulla muta ancora, Malibu, Mieti, Ombra del Rio in veste di attaccante, viene anticipata costantemente da Montemagno DR. Questi i primi quattro, cavalli a 550 metri dalla conclusione. Si preparano a completare il miglio iniziale con Malibu che guida la corsa già dalla prima curva. Miglio che Malibu passa in 2-3 e una virgola. Montemagno insiste al suo esterno, Ombra del Rio rimane comunque in terza corsia. E cavalli numero 6, nono squalificato. D'arrivo, mentre sbaglia Cono e finisce squalificato. Addirittura Malibu in vantaggio. Montemagno che ci crede ancora, Mieti che è alla ricerca di un varco, Ombra del Rio in mezzo alla pista, battute conclusive con Malibu che sfugge a tutto e a tutti nel finale, bel primo piano di Malibu MZ che viene a vincere davanti a Mieti, poi Montemagno DR al quarto posto finisce Lezioso. Rivediamo lo slow, Malibu sagacemente percorso con un percorso di testa condotto da Salvatore Matera, con un bel 30 a chiudere, chiude la partita, viene a vincere questa quinta corsa, lascia al secondo posto Mieti che l'ha seguito lungo tutto il percorso dopo avergli ceduto il comando, e in 16-2 sul doppio chilometro Malibu vince davanti a Mieti, al terzo posto Montemagno DR. 2-1-4 la trio, ma 2-1-4-8 su traguardi, primi quattro, e da Villanova è tutto, 16-2 per il vincitore Malibu, e se ne deve andare Salvatore Matera se ne va con una bella vittoria, ma poi c'è il nonno Vasco, anche se lì il compito è un po' più difficile.